Allora, io sono una che parla tanto. Sono una che parla tanto, quindi a me questo corso mi è servito. Perché se sto qui in silenzio, vuol dire che non ho bisogno dell'attestato, perché me lo dico da sola, no? Allora, vabbè, per chi mi conosce o per chi non si ricorda, mi chiamo Ilenia, ho 43 anni e ho fatto una marea di corsi, ma proprio tanti, sempre improntato sulle filosofie orientali, perché penso di essere stata in passato un indiano oppure un egiziano, queste visioni mie personali un po' così, no? Quindi ho questa attrazione e volevo indagare il perché di questa attrazione da una parte. Dall'altra invece sono un occidentale proprio sfrenata, perché mi piace cantare, ballare, fare tutto quello che si fa in città. Quindi quando mi è stato proposto questo corso non sapevo che cosa andavo incontro. Sicuramente tutto quello che ho cercato nella mia vita era sempre legato all'ansia e alla paura, e mi sono resa conto che il problema è un po' di tutti. Sono emozionata, non è la timidezza, perché io sono una persona molto chiara, cioè, avrei preferito un'intervista, ecco, con un'intervista sarei stata più facilitata. Mi sono impegnata in questo corso proprio come quando si va a scuola e si eseguono i compiti. L'unica cosa che trovavo difficoltà, perché dovevo parlare di me stessa, e invece io sono più improntata ad ascoltare. Io sono rimasta emozionatissima sia dal tuo discorso difficilissimo, però ti ho ascoltato, il suo è così profondo, mi ha fatto emozionare, perché mi ha ricordato proprio l'uomo, l'incontro di un uomo, di una donna, mi ha fatto vibrare, il suo mi ha fatto piangere. Tu sei la mia fantasia, ecco. Ho detto: guarda, vedi, io avrei potuto raccontare qualcosa del genere, e invece non ho fatto nulla di tutto questo. E quindi sono arrivata questa mattina e ho detto: ecco, mi sentirò una cacca, tutti avranno portato il loro testo scritto, però ho detto: no, non scrivo, perché tanto qua in Italia non ci fa leggere, quindi ecco, non farò questa cosa. E quindi ecco, ritorniamo ancora a questa cosa di non accettarsi come si è, perché io vorrei avere qualcosa di te, vorrei avere la tua voce, ti immagini la tua voce così, però vabbè, vorrei avere la tua voce, vorrei avere la sua capacità di esprimersi, vorrei avere la tua fantasia, vorrei avere di ognuno qualcosa. E così tutti i giorni incontro sempre qualcuno e dico sempre: ecco, io vorrei essere così, e poi alla fine no, io non sono né così, né così, né così, né come te, né come te, ma sono Ilenia, io sono ansiosa, quando se ingrano la marcia, comincio a parlare, non mi fermo più, ma questo corso però mi ha dosato, però non è che mi reprimo, dico: ok, vabbè, forse l'altra sta guardando un film, qualcosa, sarà il caso che magari mi metto tranquilla, la saluto, la lascio stare nel suo mondo, perché ho questo desiderio di volermi esprimere, ma nello stesso tempo io adoro ascoltare. Quindi sono venuta qui né per diventare una maestra, né per diventare un'oratrice, si dice così, no? Sono venuta qui per interesse, sono capitata qui, volevo placare la mia ansia. Adesso osservo tutti e dico: ah, vedi, quella lì fa un corso di... cos'è? Aveva fatto un corso di bioenergetica, ho incontrato in questi vari corsi che faccio una donna che appunto insegnava bioenergetica, e purtroppo sono diventata un po' criticona, vabbè, un po' da zabbetta, però dentro di me ho detto: quella insegna bioenergetica, che brutta voce,
ma che corpo che ha! Quindi, vabbè, mi ha portato di più nell'osservazione. Adesso, vabbè, senza criticare in così malo modo. Però niente, io in questo corso ho imparato ad accettare me stessa. Io sono fatta così, basta. Cioè, fa niente anche se non so parlare come un'imprenditrice oppure come un'insegnante. Tanto non voglio diventare né un'imprenditrice né un'insegnante. Io vado di casa in casa e faccio l'estetista e ascolto le storie degli altri mentre faccio i piedi. Ho imparato a non dare giudizio, a non dover dire la mia, guarda, fai così, piuttosto che ascolto e porto sorrisi perché faccio ridere. Non lo so, questo modo un po' fantoziano, un po' nel modo di fare, mi avete visto così, insomma, un po' ormai mi avete conosciuto. Quindi questo corso io non lo chiamerei il corso della voce, io lo chiamerei il corso delle emozioni, perché mi sono emozionata, ho riso tantissimo e ho pianto, ma questo pianto non era drammatico, era un pianto proprio liberatorio e di felicità, perché ho detto anche questa volta sono in mezzo alla gente e sono in mezzo a delle persone, non ricordo nessuno dei vostri nomi, ma forse riuscirei magari a descrivervi dal colore dei capelli, cioè non penso di non dimenticare. Di non dimenticarvi di voi, anche se non, appunto, come vi ho detto, non ricordo nessuno dei vostri nomi, tranne quella di Lorena, perché lei è una mia amica, vabbè, Natia, Suri, eccetera. E mi sembrava di mancare di rispetto a chi avesse organizzato il corso e voi come, tra virgolette, alunni, perché non ho preparato una storia, un discorso, ma è un mese e mezzo che ci penso. Anche ieri sera ero davanti al televisore, guardavo Amici, e è un programma, non seguo la televisione, ma mi piace un sacco, perché anche quello fa parte di me, ecco, io... Anch'io volevo diventare una ballerina, una cantante, e guardando questi ragazzi ho detto, ecco, ancora una volta dici vorrei essere, e non sei così, non sei una ballerina, non sei una cantante e sei comunque un estetista. Va bene, sono un estetista, però sono felice di essere come sono. Ma non è accettarsi e dire vabbè dai non ce la fai, non ce la puoi fare, non è vero, io vi avrò trasmesso qualcosa, ne sono sicura, e quello che abbiamo dentro, quello che hanno raccontato, le stelle, la luce, i pianeti, le stagioni, richiama sempre la stessa cosa, l'amore, cioè questa cosa bellissima. Avrei potuto parlare dell'amore, avrei potuto parlare di me e mio marito, che non andiamo d'accordo, quindi avrei potuto raccontare questa storia apatica, e invece no, io volevo che voi mi facesse una radiografia e volevo soltanto esprimere amore, perché è questo che provo nei vostri confronti, perché mi sono affezionata e mi mancherà questo corso tantissimo, non saprei neanche descrivere, forse voi siete qui perché eravate curiosi di sapere cos'era questo corso della voce, è tutto, si impara a fare tutto e si impara a fare niente, forse... Noi eravamo tantissimi, infatti ero dispiaciuto, ho detto ma come? Proprio quella persona che era così titubante avrebbe potuto superare questa cosa, perché non è venuta? Ero quasi dispiaciuta, perché se siete qui c'è un motivo, quindi tutti noi vi trasmetteranno qualcosa, ma se siete qui c'è un motivo, quindi secondo me venite pure a fare questo corso della voce senza un obiettivo, a me mi è stato trasmesso così, vieni a fare con me questo corso della voce. Io ho detto ah sì, della voce, certo, urlo sempre, sì. No, io continuo a urlare come sempre, continuo a sudare come sempre, e però sono felice di essere Ilenia così come sono, senza un testo davanti, senza una storia da raccontare,
Sono qui soltanto per dire grazie che avete condiviso con me questa cosa. E comunque io l'anno prossimo rifaccio il corso della voce perché voglio venire qui con un testo scritto. Lo rifaccio, lo rifaccio, lo rifaccio.